lo Spirito tuo Santo in questa sera ancora una volta ci rinnovi nel profondo del nostro cuore, affinché possiamo sentirci rinnovati nella fede per offrirti un culto insieme. Abbiamo bisogno di te, oh Signore, perché senza di te non siamo in grado di fare cosa alcuna. Sii con noi, fa che il nostro spirito si elevi e che la lode possa raggiungere il trono della tua grazia e della tua misericordia, mentre noi apriamo questo culto nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Cantiamo l'inno 103 da Inni di Lode. Accomodatevi, fratelli, siamo al cospetto del nostro Signore che ci ha accolti ancora in questa sera. Nessuno potrebbe meritare di stare alla presenza di Dio se non per il sangue di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato. Siamo qui e siamo felici di essere qui. Siamo felici di essere qui. Non ci ha forzato nessuno, non ci ha costretto nessuno. Siamo venuti perché qui ci incontriamo con il Signore. Qui è il posto giusto per noi dove possiamo offrire la lode al nostro Dio e al nostro Signore Gesù Cristo. Nel cospetto del Signore stiamo in riverenza, aspettando che Dio possa, attraverso il suo Spirito, confortare, consolare e anche riprendere se abbiamo bisogno di una riprensione. Dio sa tutto quello che noi abbiamo bisogno, e siccome Dio è anche nostro Padre, Egli si prende cura di ognuno di noi. Siete benvenuti nella casa del Signore. Insieme stiamo offrendo un culto a Dio nel nome di Gesù. Facciamolo nell'unità, facciamolo nello stesso spirito della lode, del ringraziamento, perché Dio è presente.
e ogni cosa che noi chiederemo al Padre nel nome di Gesù, Egli ce lo darà. Siamo di poca fede, ma Dio rimane lo stesso. Dio non cambia, non muta. E in questa sera ancora una volta ci onora, ci dà grazia di stare qui e che lo Spirito del Signore possa coinvolgere tutti quanti mentre offriamo questo culto al Signore. Cantiamo un altro inno, il 144 della raccolta, poi ci inginocchieremo. Ci sono alcune richieste. Preghiamo per il fratello Cosimo e sua moglie, che si sono sentiti male tutti e due, che il Signore li aiuti, e il fratello Benedetto Belardi, che il Signore ancora lo assista in questo momento di difficoltà, che è ricoverato, fratello Dino Maggiore, tanti altri sono in sofferenza. Vogliamo mettere tutti nelle mani del Signore, perché Dio è glorioso, è meraviglioso, è potente. Se pronuncia una parola, nessuno può fermare la parola del Signore. Che Dio possa raggiungere i bisognosi, i sofferenti, e possa portare sollievo e guarigione, perché Dio è glorioso e meraviglioso. Preghiamo anche che il Signore ci mandi la sua parola. Andiamo in ginocchio e preghiamo. Gloria a Gesù. Invochiamo. Thank you.
Gesù, vienici in soccorso. Padre, 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 guarda i tuoi figli nelle loro sofferenze. Sostienili e liberali da ogni male, Signore. Gloria a Gesù. Gloria a te, Gesù. Gesù. Provvedi per gli infermi che abbiamo presentato, per gli ammalati, Signore. Magnifica te stesso, Signore. Ti ringraziamo, Padre, da ogni cosa. Amen. Dio sia lodato.
461 inni di lode. Gesù, e la Chiesa lo aspetta con gioia, perché quando Gesù tornerà stabilirà il suo regno e tutto l'odio scomparirà e ci sarà una vera pace. Oggi sono molti a pregare per la pace nel mondo. La pace nel mondo ci sarà quando tornerà Gesù. Ora c'è guerra turbolenta, guerra atroce. Quando sembra che c'è pace, pace, lì comincia la guerra, perché l'odio è dentro gli uomini che non hanno Cristo. Ma sia ringraziato il Signore perché ha dato grazia a tanti di aver ricevuto nel cuore Gesù, e con Gesù è arrivata la pace. I figlioli di Dio sono per la pace, non per la guerra. Gloria a Gesù. In tutti i sensi. Né fisica né spirituale, tra di noi, perché il nostro combattimento è spirituale, in guerra siamo, ma contro, non contro carne, non contro sangue, non contro persone, ma contro gli spiriti che vagano nell'aria, che vogliono distruggere. Gloria a Gesù. Bene, questa sera ancora una volta siamo qui per grazia del Signore, vogliamo ringraziarlo, vogliamo benedirlo. Se ci sono delle testimonianze che edificano, che ci possono rallegrare, condividiamola insieme. Se qualcuno è afflitto, è triste, non è questo il tempo di testimoniare. Amen, fratello? Dice la parola, quando uno è afflitto, prega. Quando è allegro e ha ricevuto dal Signore, testimonia, racconta la gloria di Dio. Bene, siamo così nella libertà. Il Signore sia lodato. Per la forza che mi sta dando in questi giorni, perché io sto poco bene, mi hanno diagnosticato una maculopatia all'occhio sinistro e si può perdere pure la vista. Il primo intervento è stato fatto il 1 d'agosto e avantieri sono andata per un controllo dal professore Trombetta e mi ha detto: signora, guardi, si è fermata. Dice che è difficile che si ferma, anzi la vedo, Dio, la vedo, dice, un tantino meglio. Però dice, ora mercoledì dobbiamo fare il secondo intervento. Dice, le faccio la seconda puntura, perché per chi non lo sa è proprio un intervento, perché fanno la puntura dentro l'occhio.
Io lo voglio ringraziare, Signore, prima di mercoledì, perché sono sicura che anche questa volta lui entrerà con me nella sala operatoria. Il Signore sia lodato. Dio sia lodato. Sono un po' emozionato perché il Signore ci ha donato a mio figlio una bambina. E voglio ringraziare Dio. Questa mattina tutto è andato bene. Ho pregato tanto. Scusatemi, sono emozionato per la prima volta, sono nonno. E non vedevo l'ora che veniva questa sera per testimoniare questa gioia che ha dato il Signore, perché è andato tutto bene. E lei lo voglio ringraziare, non ho altro da dire. Grazie Gesù, amen. Dio sia lodato. Grazie a Dio. Gloria a Gesù. Santo sei Signore, gloria a Gesù. Ringraziare al mio Signore che mi trovo nella sua casa con il cantico Dio d'amore, amen, Dio salutato. Vabbè, cantiamo questo cantico, 21. Thank you.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Abbiamo un Dio d'amore, un Dio grande e meraviglioso. Non so come ringraziarlo, perché questo Dio mi ha salvato veramente da una morte certa, sicura. Come voi sapete, io ne soffro di diabete da tantissimi anni. L'altro giorno, non so cosa mi sia successo, non lo so, certe volte il maligno si scaglia, ma io glorifico sempre il mio Signore, perché non ho paura del maligno io. Dopo che ho cenato la sera, dopo 2 ore, faccio l'insulina per la notte. Non so come sia successo, ho sbagliato. Anziché fare quella della notte, ho fatto quella del giorno, quella rapida. E ne ho fatte 55 unità. Me ne sono accorto dopo che l'ho fatta. La mia paura è stata enorme, enorme, perché quella rapida ti fa scendere subito i zuccheri. Ed io non mi vergogno a dire, mi sono messo a piangere, perché dicevo, ma devo fare questa fine, sbaglio umano. Ma io penso che il mio Signore non lo permetterà. E dopo un po' mi sono messo in ginocchio nel salotto e pregavo il Signore: Signore, se io me ne devo andare di questa terra, Signore, aiutami, perché è stato un sbaglio mio, Signore. Veramente mi sento misero, indegno, mi sento qualcosa che veramente non sono degno di stare davanti alla tua presenza, però io sono certo e sicuro, Signore, non è arrivato il mio momento, perché ne ho passate tante operazioni, tante guai, Signore, ma tu non mi hai ancora chiamato, Dio, e non penso che mi chiamerai questa volta, perché questo è stato un errore. Io veramente ti voglio lodare con tutto il cuore, aiutami, perché tu mi aiuti, Signore. In quel momento è venuto anche il 118, perché la paura era grande, la mia. Ma il 118 mi ha messo la pressione, ce l'avevo alta, perché naturalmente mi ero spaventato. Però posso dire, in verità, tutta la nottata sono stato sveglio, perché mi hanno detto la misura ogni 20 minuti, mezz'ora la misura. Io posso dire questo. In tutto che ho fatto questa insulina, mi è scesa minima 64. Certe volte senza fare insulina, senza sbaglio, mi scende al di sotto di 64 e mi sento male. Grazie, incomincio a tremare tutto, a sudare, a sentirmi vuoto dentro, ma questa volta non mi è successo questo, perché veramente il Signore ha visto il mio cuore, il Signore ha sentito veramente la mia preghiera, perché è arrivato al trono della sua grazia. E io lo voglio dare, perché questo è un Dio grande, un Dio meraviglioso, un Dio che si piglia cura dei suoi figlioli. Io posso dire che il Signore diverse volte ha salvato la mia vita, e lo voglio lodare con tutto il cuore per Gesù, il suo figliolo, il benedetto in Eden. Amen. Grazie a Dio. Io sia lodato. Ringrazio il Signore con tutto il mio cuore di essere nella sua casa. Lo ringrazio perché abbiamo un Dio grande, un Dio d'amore, un Dio meraviglioso, un Dio che si prende cura giorno dopo giorno. Lo ringrazio anche per mio marito, sì, abbiamo preso un po' di spavento, però il Signore è un Dio, arrivo a dire, grande. Sento tanta gioia nel mio cuore, anche nonostante le battaglie, ho gioia dentro il mio cuore, perché abbiamo un Dio d'amore, un Dio che si prende cura dei suoi figlioli e ci dà la forza per continuare il cammino. Io lo lodo con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù, che è benedetto da ora in eterno. Amen. Signore, ci lodavo, non ne vorrei andare senza testimoniare, perché veramente il Signore ha toccato il mio cuore in questa sera. Mentre che pregavo, vedevo una visione in mezzo a noi. Un uomo che passava vestito di bianco in mezzo ai banchi. E le vedevo che toccava dei cuori. E le vedevo che scrutava dei cuori, desiderosi, veramente dei cuori che gridavano a lui. Era in attesa veramente di quei cuori, dicevano: Signore, toccami. E in quell'istante veramente non ho resistito, vedendo questa visione che egli toccava, operava in mezzo alle file, per quei cuori che veramente dicevano: Signore, toccami. Non, veramente non ho potuto fare a me dire: Signore, toccami,
Io voglio ringraziare il Signore perché veramente riconosco tanti miei sbagli, tanti miei difetti, tante mie cadute, però vedo la mano di Dio all'opera nella mia vita. Egli non mi ha lasciato, non mi ha abbandonato. È vero, il cammino è difficoltoso, però lo voglio ringraziare perché in Lui veramente riconosco il buon pastore. Voglio ringraziare con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù, il benedetto eterno. Il Signore con tutto il mio cuore, perché ancora in questa sera mi dà la grazia di essere qui in mezzo a voi. Di pomeriggio mi sono caricata un pochino e ho fatto un sogno. Ho sognato e mi trovavo in una folla e camminavo, e mentre camminavo mi arrivava un messaggio nel telefonino e c'era scritto di leggere ad alta voce, e c'era scritto che i vivi non stanno nelle tombe e di dirlo a tutti. Gesù è risorto ed è vivente, e dove noi vediamo che non c'è più speranza di niente, il Signore ci dice che Lui è vivo e ogni cosa per Lui è possibile, e ci rinnova la sua speranza. Che questo sia forte nel nostro cuore. Lo voglio ringraziare nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Gesù. Signore, se l'ho dato. Voglio ringraziare il Signore perché mi ha liberato l'altra notte. E stavo dormendo e all'improvviso mi sono svegliata tremante, che stavo soffocando. Non è stato né rigurgito né nulla. E ho tentato le volte a prendere respiro, ma credetemi, c'era qualcosa che mi faceva stare male, stavo per morire. Allora mi sono alzata subito, sono scappata nella stanzetta, ho cercato, ho detto: Giovanni, Giovanni, vieni, preghiamo Gesù, perché solo Gesù può liberare. Perché oltre questo mi dava anche un senso così di fastidio, mi stava facendo impazzire, proprio nella parte del cervelletto mi percuoteva in un modo che non vi posso descrivere. Allora ci siamo inginocchiati, ho chiamato veramente il Signore, vi posso dire che il Signore mi ha liberato. Lo voglio ringraziare perché anche mentre dormiamo il Signore non dorme e non sonnecchia. Veramente di stare sempre vicino al Signore e di non smettere mai veramente di pregare, di non andare a letto mai senza pregare il Signore, perché abbiamo bisogno della sua protezione, perché veramente se non fosse venuto il Signore a liberarmi, io veramente non so cosa sarebbe successo. Lo voglio ringraziare con tutto il mio cuore, perché Lui è il nostro rifugio, la nostra fortezza. Noi nelle braccia del Signore siamo al sicuro, sia di giorno che di notte, ovunque ci troviamo. L'importante è che siamo noi vicino a Lui, aggrappati con la sua mano. E se è possibile, fratello, solo se è possibile, i 116 della raccolta. Il Signore sia lodato. Poi cantiamo il cantico e chiudiamo con la testimonianza. 116 raccolta. Quando per la prima volta ti incontrai,
gloria a Gesù. Grazie Signore. Amen. Ora vogliamo passare alla parola del Signore. Dio sia lodato. Gloria a Gesù. È un momento difficile questo qua, no? Gloria a Gesù, Dio sia lodato. Bene, vi siete alzati, alzatevi. Qualche verso soltanto nel libro di Neemia. Leggiamo nel capitolo 9, partiremo da un verso, troviamo verso 36 e 37. Neemia, capitolo 9. Verso 36 e 37. Leggiamo: Dio sia lodato. E oggi eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame al loro piacere, e noi siamo in grande angoscia. Possiamo accomodarci. Da un lato sono contento di vedervi tutti qui nella casa del Signore, tranne quelle che mancano, ma dall'altro lato stavo riflettendo che avevo un po' di giovedì che la chiesa non era piena così. Dovremmo dire che l'estate non venga mai, la chiesa non va in ferie. Che Dio ci aiuti tutti quanti. Io sono passato così in obbedienza, raccogliendo quelle poche forze che in questo momento mi ritrovo e chiedendo al Signore di darmi, di poter parlare liberamente alla Chiesa. Ho letto questi due versi finali di questo capitolo, dove Neemia prese in cuore di essere uno strumento nelle mani del Signore in tempi molto difficili della storia del popolo di Israele. E io prego il Signore che questa sera, all'udire la parola del Signore, in mezzo a noi ci siano tanti Neemia che prendono a cuore l'opera del Signore. Un'opera che Dio ha fatto nel tempo, tutti ricordano la storia, ma tutti si sono anche allontanati dal Signore. In questo capitolo viene portato come questo popolo guidato da Neemia per risolvere questi problemi, questi grossi problemi, pensò alla preghiera, pensò al digiuno, pensò alla consacrazione. Ed ora qui c'è una confessione, un qualcosa che è sotto gli occhi di Neemia. Ed è stato proprio questo scenario che gli fu presentato fin dal principio, quando
Lui ebbe un resoconto da parte del fratello e degli altri che ritornavano da Gerusalemme e gli fu detto: vedi che la situazione è grave, Gerusalemme è in brutte condizioni. E quelli risposero: i superstiti della deportazione sono là nella provincia e in grande miseria, nell'umiliazione, le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. La città di Davide, la città del Signore, la città di pace, era stata distrutta e in rovina a causa di quello che è avvenuto nella vita del popolo di Israele, e cioè i compromessi, i peccati, l'allontanamento dal Signore non fanno altro che portare condizioni veramente difficili. A volte ci chiediamo il motivo perché tante cose non vanno, non funzionano. Dovremmo fermarci, metterci dinanzi al cospetto di Dio e chiedere a colui che parla solo con la verità di dirci: Signore, come mai? Fammi sapere. Neemia sapeva che le conseguenze di questa situazione era il peccato che regnava in mezzo al popolo di Dio. Fratelli, non ci dobbiamo nascondere e neanche illuderci e neanche pensare che certe cose passano inosservate, perché Dio dal cielo vede, sa, conosce ogni cosa della nostra vita. Sorella dice: il Signore veglia di notte, di giorno, Lui guarda, niente gli sfugge, le tenebre, l'oscurità, le cose fatte in occulto non possono sfuggire al Signore, perché tutte le cose quando vengono riprese dalla luce diventano manifeste. Il Signore chiamò il suo popolo all'attenzione a varie riprese, mandò i suoi profeti, i quali furono anche uccisi, furono perseguitati e non accettati. In certi momenti si sono espressi duramente pensando che la parola del profeta non era la parola di Dio. E qualcuno dei profeti ha dovuto sentire: nessuna delle cose che tu dici avverranno. Ma poi le cose sono avvenute, perché nessuna parola uscita dalla bocca del Signore torna indietro. Ci siamo questa sera? È bello quando il Signore ci dice belle parole, è bello quando il Signore ci benedice, è bello quando il Signore manda la sua parola per sanare, per guarire, ma vi posso garantire che non c'è miglior parola della riprensione del Signore, perché Dio riprende coloro che Lui gradisce. E vi dico la verità, io che vi parlo, ultimamente mi sento più ripreso di tutti voi. E questo lo sa il Signore. E mi muovo soltanto in ubbidienza, aspettando che il Signore faccia l'opera sua, perché è importante che noi camminiamo con le carte in regola dinanzi al cospetto di Dio, che rivediamo la nostra vita, che rivediamo il nostro cammino, che rivediamo la nostra vita che noi diciamo cristiana. Se siamo o non lo siamo cristiani. Non siamo cristiani perché siamo qui seduti. Quando siamo qui seduti siamo tutti belli, sistemati. Ma è quello che avviene dopo. La nostra testimonianza, il nostro cammino nella società e diciamo pure e soprattutto nella casa, nella famiglia, che Dio ci aiuti, perché la lotta inizia proprio nella casa, nella famiglia, poi nel nostro posto di lavoro, in mezzo alla società. Ma noi non dobbiamo dimenticare le parole del Signore, colui che ci ha chiamati a quest'alta e superna vocazione, colui che si è rivelato nella nostra vita, richiede dalla nostra vita che noi in questa società avversa, difficile, noi dobbiamo essere il sale della terra e la luce del mondo. Amen, fratelli. La luce si vede.
il sale dà gusto. E questa è una società veramente difficile, dove fitte tenebre stanno scendendo su tutta la terra. E dice la parola, se il sale diventa insipido non serve a niente, viene calpestato. E vi posso garantire, fratelli, che c'è carenza di buona testimonianza. Il mondo sta aspettando questa buona testimonianza. Ma intanto il Dio fa i conti col suo popolo. E non è che quando sta in silenzio ci approva. Perché il detto chi tace acconsente non funziona. Il silenzio di Dio vuol dire tante cose alla nostra vita. Io del silenzio del Signore, vi dico la verità, ho timore. Preferisco che Dio mi dica qualcosa, che mi richiami, che mi riprenda, e non il suo silenzio. Mi fa stare male. Mi fa stare male. È come quando tu tratti qualcuno con indifferenza. È peggio di tante parole. E Dio ci aiuti, fratello. Il popolo di Israele si ritrova nella distruzione. Gerusalemme venne distrutta, le mura furono diroccate, le porte bruciate. Ciò significa che è una situazione veramente grave e difficile. Neemia si imbarca su questa situazione, sa che può capovolgere la situazione, sa che può fare qualcosa di glorioso se lui si affida alla potente mano del Signore, come ha fatto fin dal principio. Perché quando queste notizie arrivarono, lui, dice la parola, fu triste nel suo cuore, cominciò a digiunare, a pregare e chiedere al Signore di guidare la sua vita. A lamentarci ci siamo tutti, fratelli, ma non è con i lamenti che noi risolviamo i problemi della nostra casa, della nostra famiglia, e neanche della Chiesa e neanche di questa società. Dio dice in Giobbe, non dà ascolto a lamenti vani. Non è con i lamenti che si risolve il problema, ma con l'ubbidienza. L'ubbidienza, la mansuetudine e la resa completa nelle mani del Signore, dove noi, pur non essendo forti, prendiamo forza in Lui. Forse non siamo coraggiosi, ma prendiamo coraggio in Lui. Neemia prende forza, prende coraggio e parte con tanti altri, rientra in Gerusalemme e quando arriva lì trova quella situazione e lui stesso vede con i suoi occhi la distruzione della città di Gerusalemme. E allora incomincia la sua relazione con Dio, incomincia a capire come muoversi, cosa fare, alleluia, desiderando vedere quella città risplendere di nuovo per la gloria del Signore. Tu non vuoi vedere la tua casa risplendere? Non vuoi vedere la Chiesa che risplende come una luce? Ultimamente, fratelli, non abbiamo una grande luce. Vi posso garantire, fratelli, che la testimonianza è povera. È poca. E tutto questo è causa di mura diroccate, di porte bruciate, di distruzione nelle case, nelle famiglie e nella chiesa. Liti, avvelenamenti sparsi nei cuori, maldicenza, critiche, mormorie. Potremmo fare un elenco di tutte quelle cose che si muovono qua e là, nelle case, nelle famiglie, nella chiesa. Io non voglio andare fuori, fratelli, perché fuori la condizione è quella che è. Il mondo andrà di male in peggio. A me interessa oggi vedere una chiesa che prende coscienza, si rende conto che le cose non possono continuare così. Io non voglio vedere una chiesa piena qualche giorno. Voglio vedere una chiesa che arde, che brucia, di passione e che è presente, che ha il senso di appartenenza all'opera del Signore, che ama il Signore, che si sente partecipe, che vive il piano di Dio, il progetto di Dio, che vuole servire il Signore.
mentre abbiamo una Chiesa spaccata, divisa, di tante realtà, e sono i pochi che hanno e che stanno rivestendo questo ruolo che questa sera ci viene presentato nella vita di Neemia, uomini che sentono il bisogno di vedere la gloria di Dio, ricordano le cose che Dio ha fatto nei tempi passati, ricordano quello che il Signore ha fatto nella vita dei servi, ricordano quello che il Signore accompagnò con i segni, i prodigi, i miracoli, che oggi si desiderano queste cose. E ascoltate le testimonianze, siete voi testimoni di quello che ascoltiamo, eh? Che cosa stiamo ascoltando? Quale testimonianza? Il fratello deve pure dire alla Chiesa la differenza che c'è fra la testimonianza e la preghiera, perché non si riesce più a capire. Lamenti, paure, angosce, risultati di un livello spirituale bassissimo. Fratelli, magari quando finisco di predicare non mi salutate, ma ora io vi devo dire quello che sento, e la Chiesa deve sapere la verità, perché le mura della verità sono state abbattute, ma io li voglio rialzare. È la verità che ci fa liberi, non l'illusione. Io non vi voglio dire continuiamo così, perché se continuiamo così, fratelli, non vorrei che quel giorno troviamo quella porta chiusa, ci ritroviamo con le nostre lampade senza olio e sentiremo quella voce dall'altro lato che dirà: andate via da me, io non vi ho mai conosciuti. Non mi illudo, fratelli, che vi vedo questa sera qui, non mi illudo della chiesa piena. No, fratelli, la verità, la realtà di quanti in questo luogo, ovunque si raduna il popolo di Dio, si è presente non soltanto fisicamente, ma si è presente con lo spirito, con la propria vita, Dio solo. Paolo dice: rimane il saldo fondamento, il Signore conosce chi sono i suoi. E quando Gesù verrà, che stasera abbiamo ascoltato dal fratello, Gesù ritorna, Gesù verrà e rapirà la sua chiesa, dalle chiese, dalle chiese rapirà la sua chiesa, e molti primi saranno ultimi, molti ultimi saranno primi. Dio ci aiuti, fratelli. Però questa sera il Signore ci parla, vuole che noi prendiamo coscienza e che, se siamo sinceri e desideriamo veramente vedere la mano del Signore all'opera, allora ci fermiamo come Geremia, il quale si pose in ginocchio, dove ormai non ci si inginocchia più dinanzi al cospetto di Dio, le nostre preghiere sono poche, preghiere di premura, preghiere affrettate, preghiere che non raggiungono neanche il soffitto. Noi abbiamo bisogno di preghiere, intercessioni che devono salire presso il trono della grazia di Dio. Preghiere che toccano il cuore di Dio. La preghiera di Neemia raggiunse il cuore di Dio. Lui pregò, digiunò e si mise a disposizione della volontà del Signore. Tu vuoi essere a disposizione del volere di Dio? Vuoi veramente servire il Signore o vogliamo una pallida illusione solo perché veniamo in chiesa quando vogliamo, facciamo quello che vogliamo? Non c'è ubbidienza agli anziani della chiesa, non c'è sottomissione al volere di Dio e si pensa che la possiamo fare franca, no? Prima o poi, quel che seminiamo, poi raccogliamo. Primo profeta, il secondo profeta, il primo messaggero, il secondo messaggero, non avviene niente, non succede niente, ma poi alla fine arriva la distruzione, arriva il colpo, perché il nemico si è studiato un progetto di distruzione. Fratelli, vi vedo un po' perplessi, ma ascoltate questa sera.
Vedete che c'è il colpo finale, quello che mette a tappeto la vita nostra, se non stiamo attenti e ascoltiamo la parola del Signore. E questa sera ho bisogno di dire alla Chiesa che non è nella volontà di Dio che il nemico la faccia da padroni su di noi. Però vi posso dire che c'è una buona parte della Chiesa che vive nel peccato. Eppure questa sera abbiamo cantato il peccato lasciato per sempre. Ma l'abbiamo veramente lasciato il peccato? Che cosa è il peccato? Le cose visibili. Fratello, non fumo più. Bene, fai bene. Danneggia il corpo. Fratello, non faccio più questo. Il peccato è tutto quello che ci separa dal Signore, fratello. Il peccato è tutto quello che il Signore ci dice che non dobbiamo fare e noi facciamo. Il peccato è la nostra ribellione. Il peccato è tutto quello che non rientra nello Spirito di Cristo. Il peccato è, ha un, tante forme che già hanno preso posto nel cuore con una bella giustificazione. Fratello, che ci fa? Non c'è niente di male. E la vita della Chiesa non parla più di consacrazione, non parla più di rinunce, non parla più di preghiere, non si parla più di digiuni, non si parla più di stare alla presenza del Signore. E vogliamo che le situazioni si devono risolvere. Fratello, prega per la mia casa, ci sono un sacco di problemi. Bene, pregheremo. Ma tu ci stai pregando? Ma tu preghi per la tua casa? Vuoi che prego io per la tua casa? Ma tu preghi per la tua casa? Funziona così? Se due si mettono d'accordo, tu ed io, preghiamo insieme, allora la cosa funziona. Ma se prego io e tu non preghi, le cose non funzionano. Perché tu sei stato chiamato ad essere il guardiano della tua casa. Hai perso l'autorità, parlo ai genitori, l'autorità di genitori. I figli si perdono, i figli fuggono dalla Chiesa e quelli che rimangono sono freddi, tiepidi, sono un piede dentro e un piede fuori. Certo non sto parlando di tutti, grazie a Dio, ma c'è una situazione generale che fa tremare i cuori. Il Dio questa sera vuole parlare apertamente ai nostri cuori. Vogliamo, fratelli, risolvere i problemi? Non si va in giro dicendo come tanti in questo tempo, risveglio, risveglio, e stanno tutte dormendo. Risveglio perché si fa un po' di caos, risveglio perché si fa confusione nelle chiese, risveglio perché si alzano i volumi degli strumenti, risveglio perché. Qual è il risveglio, fratelli, se non una chiesa consacrata, una chiesa che fa opera di pentimento costante al Signore, che si butta ai piedi del Signore e dice perdonami Signore, abbi pietà di me. Il risveglio porta i cuori al pentimento, alla presenza del Signore. Si sono un po' cambiati i termini e si vuole soltanto una chiesa piena, si vuole una chiesa che fa numeri, ma alla fine la sostanza. Mi ricordo un'espressione del fratello Luigi quando faceva un gesto molto significativo e mi diceva: sapete cosa significa questo gesto? Il succo ci vuole. Posso avere un bello agrumo, un arancio, un limone, ma poi senza succo. Mentre un arancio che non ha un bell'aspetto, noi diciamo quelli locali, quelli che non sono stati modificati, poi ti fa un bel bicchiere d'arancio, di limone. Il succo ci vuole della vita cristiana, non le apparenze. Le apparenze non servono a niente. Alleluia. Oggi si vuole il titolo. Mi diceva qualcuno, sai, guai se a quel fratello non lo chiamano pastore. Lo pretende, ma siamo veramente pastori? Siamo veramente servi di Dio? Abbiamo compreso cosa essere pastori? Siamo servi del Signore? O abbiamo
o desideriamo un titolo per prendere posizioni dietro un pulpito, dietro un piedistallo e signoreggiare sul gregge, sulla Chiesa del Signore. Fratelli, non è così che si serve il Signore. E quando Neemia vide quelle cose, il Signore cominciò a mettere nel suo cuore una strategia, perché arrivò lì e trovò tanti nemici che facevano da padrone, beffavano il popolo di Dio, gli sfruttavano, saccheggiavano. Le loro fatiche, le loro lotte della vita venivano vanificate da questi nemici. Si lavorava molto e si raccoglieva poco. E quindi erano nella miseria. E vi dico la verità, fratelli, io vedo tanta miseria. Una miseria che non appartiene al popolo di Dio. Perché Dio anticamente diede al suo popolo una terra stillante latte e miele, una terra di benedizione. E Dio a noi ha dato le sue benedizioni. Paolo dice: egli ci ha benedetti di ogni benedizione. E a volte siamo come tanti mendicanti, mentre la benedizione di Dio deve regnare nelle nostre vite e nelle nostre case. Quindi questi desideravano vedere il bene di Gerusalemme, vedere quelle mura diroccate rialzarsi, quelle porte bruciate. Quindi non se ne sono andati in giro gridando di qua e di là come si fa oggi, pubblicità di qua, pubblicità di là, senza succo, senza significato. Neemia con i quanti lo hanno seguito si sono armati di buona volontà, con strumenti forse non tanto facili da usare, ma si sono impegnati a rialzare quelle mura. La fatica, l'impegno, la presenza. Voi non siete sempre presenti, fratelli. Non siete presenti nell'opera del Signore. Venite oggi il giovedì, ma quando c'è un impegno non siete presenti. Fate differenza a chi si sposa, fate differenza a chi muore. Ci sono i funerali dove voi non siete presenti, mentre dovete essere presenti per consolare e per testimoniare dell'unità della famiglia. Chi è morto? Quel fratello. Chi si sposa? Quel giovane. Fate queste cose, fratelli, e io li devo denunciare. Perché questo per me, parlo a nome mio, per me è il fallimento del mio ministero. Perché una chiesa che non ubbidisce, una chiesa che non ha il senso di appartenenza, una chiesa che non vive l'opera del Signore, una chiesa che dice faccio quello che voglio, per me non è chiesa. Diceva il fratello Luigi, dove sono finite le mie fatiche, le mie predicazioni? E così è la fine di quanti passano come pazzi dietro questo pulpito a cibare la Chiesa, a predicare l'Evangelo e a dirvi le cose come stanno. Neemia vuole vedere le mura rialzate. E se questa sera io sono qui, fratelli, è perché voglio vedere la mia vita e la vostra vita rialzarsi come mura di verità, dove tutti noi facciamo confessioni dinanzi a Dio senza nasconderci e chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, chiedere perdono al Signore delle nostre ribellioni, chiedere perdono al Signore dei nostri fallimenti, chiedere perdono al Signore che se le cose non funzionano nelle nostre case, se le cose non funzionano nella Chiesa, è colpa nostra. Perché il peccato non l'abbiamo lasciato. L'abbiamo solo cantato, ma non l'abbiamo lasciato, perché andiamo dietro alle vanità della vita. E poi ci ricordiamo ogni intanto che c'è pure il Signore. Il Signore non è al centro, al primo posto della tua vita, è l'ultimo, a quando mi ricordo. Neemia è un esempio. Certo, mi piacerebbe vedere tanti Neemia questa sera. Se tutti prendiamo lo spirito di Neemia, viviamo
In questa realtà noi potremmo cambiare questa città. Tanti stanno guardando il nostro sindaco, che il Signore lo aiuti. Hai visto quello che ha fatto il sindaco? Hai visto? Lui farà la sua parte da sindaco, ma noi come testimoni dell'Evangelo faremo la nostra parte? Faremo la nostra parte in questa città che io sono cresciuto, vissuto con la testimonianza dell'Evangelo, dove il Signore diceva e dice ancora che questa città appartiene al Signore e che ci sono tante anime da salvare. Ma per la nostra ribellione, per la nostra disubbidienza, c'è un ritardo di programma. O Chiesa del Signore, svegliamoci prima che le fiamme salgono ancora di più e tutto si brucia, compresa la nostra vita, nelle fiamme di fuoco eterno. Noi non crediamo una volta salvati, salvati per sempre. Noi crediamo che ogni giorno dobbiamo dare la nostra vita al Signore. Amen, fratelli. Allora nel capitolo 7 Neemia sente il bisogno di passare all'azione. Quando finisce questo culto, non ti ricordare soltanto che il fratello questa sera ha detto delle cose. Ricordati invece quello che devi fare, quello che dobbiamo fare, ognuno per parte propria. Neemia passò all'azione. Quando si ode la parola del Signore, si passa all'azione, all'ubbidienza. Alleluia. E Neemia incominciò, quando vide che le mura si stavano rialzando, che le cose stavano funzionando: io ho messo a posto le porte, i portinai, i cantori, i leviti, cioè mise tutto in ordine, ognuno nel proprio ruolo, ognuno per parte propria deve fare la sua parte in chiesa. In chiesa il Signore non lo servono soltanto quelli che sono in prima linea, ma tutta la chiesa che è il corpo di Cristo. Amen, ci siamo, fratelli. Quindi quando c'è un funerale, ritorno al funerale, che diventa per me un peso, vedere una chiesa vuota e poi vedere una chiesa piena non mi parla bene, perché non abbiamo capito, non abbiamo compreso. Dobbiamo essere presenti e testimoniare e fare la nostra parte. Dice, vabbè, c'è il fratello che predica, ci sono due o tre fratelli che suonano e cantano, c'è qualche fratello lì alla strumentazione, siamo a posto. A volte un solo diacono, anche per i diaconi, ce n'è per tutti, fratelli. E un solo diacono non sa dove dividersi per dare retta alla gente che per la prima volta entra in questo luogo. È tempo che ci mettiamo all'opera, fratelli. È un tempo che vogliamo vedere la Chiesa all'opera. Quanti vogliono collaborare questa sera? Lo dicono dinanzi al Signore. Vuoi collaborare? Se vuoi collaborare, non mi dire che non hai l'opportunità, la possibilità. Dio è qui, presente, e ti dà questa opportunità di collaborare nell'opera del Signore. Quindi Neemia incomincia a mettere uomini, persone, al posto giusto, perché le cose devono funzionare. Le porte di Gerusalemme erano già ricostruite, però non basta alzare mura, riedificare, avere le porte ricostruite e basta. I nemici ci sono sempre, e quelli che le hanno buttate a terra, quelli che le hanno bruciate, li possono di nuovo buttare a terra e li possono ancora distruggere. Fatta l'opera, bisogna proteggerla. Amen, fratelli. E io questa sera insieme a voi, con quelli di buona volontà, voglio alzare mura di verità e voglio vedere delle porte che si chiudono, alleluia, e si chiudono al nemico della nostra vita. E queste porte, queste mura devono essere custodite. Sulle tue mura, o Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. La sentinella deve vigilare, perché la sentinella deve vedere
chi arriva, se è un amico o un nemico. E Neemia, oltre a tutto questo, vado ad un verso importante, del verso 3 del capitolo 7, dove dice: e ciascuno al suo turno, faccia il suo turno, e ciascuno davanti alla propria casa. Cioè vigilare nella propria casa. E dico ai fratelli, alle sorelle, ai papà, alle mamme: stai tu vigilando nella tua casa? Vigilare significa che tu sei responsabile di tutto quello che entra e di tutto quello che esce dalla tua casa. I figli bisogna tenerli sotto controllo. Cosa portano i tuoi figli a casa? A cominciare dai più piccoli. Non puoi prendere tuo figlio piccolino, lo metti davanti alla TV tutta la giornata. Che ci fa, fratello? Così, in qualche modo faccio due cose a casa, non mi disturba, e il nemico sta bersagliando la mente di quel piccolo. Mentre tu ti dovresti interessare della crescita sana di quel figlio che Dio ti ha dato, perché ne sei responsabile, perché possa crescere secondo il volere di Dio. Oggi stiamo permettendo di entrare nelle nostre case cose che non devono entrare, usi, costumi, sistemi che non funzionano, che non fanno parte del popolo di Dio e che e possiamo dichiarare che sono una distruzione, e il nemico non ti distrugge subito, ha il tempo, sai, piano piano. Fratello, non me l'aspettavo, era così calmo, era così tranquillo, però covava dentro. E tu, genitore, papà, mamma, come mai non te ne sei accorto? Da quel taglio di capelli strani, da quella stranezza di come si veste, di questi usi e costumi che stanno cambiando, ma sono giovani, fratello, sono moderni. Abbassa tu la guardia e vedrai quello che succede. Quando te ne accorgerai sarà troppo tardi. Dio ci chiama ad essere guardiani delle nostre case. Sei guardiano della tua casa? Sei guardiano della tua casa? Marito e moglie devono unirsi invece di stare separati nelle fatiche. Così si fa a turni, dove non vede il marito, vede la moglie. Non te ne accorgi, sorella, di quel cambiamento di tua figlia? Che sta succedendo? La stai seguendo? Dove va? Cosa fa? A che ora si rientra a casa? Con chi frequenta? Fratelli, ma amiamo veramente la nostra famiglia? Amiamo la nostra casa? Si fanno tanti sacrifici per costruire. E sapete quanto ci vuole per distruggere? Niente. L'albero, quando è piccolo, bisogna curarlo per farlo crescere bene. Perché se lo fai crescere senza la cura, quell'albero crescerà, ma sarà storto. E poi sarà difficile addrizzarlo, ci vuole un miracolo. Ma Dio è il Dio dei miracoli. Forse qualcuno in mezzo a noi sta riflettendo e potrà dire: è troppo tardi, mio figlio già non è più in chiesa. Qualche altro dirà: mio figlio già ha preso un'altra strada. Ebbene, se questa sera tu sei sensibile alla parola del Signore e puoi capire questa sera che le cose si possono risolvere, tu saprai quello che dovrai fare per recuperare ciò che al momento è distrutto. E sai qual è la strada? Non è quella di andare da tuo figlio ormai grande, che non ti sopporta più, e gli fai la predica. Ormai non ti sopporta più.
hai perso l'autorità. E allora, fratello, che devo fare? Incomincia a pregare e digiunare e cercare la faccia del Signore, perché colui che può cambiare quel cuore è solo il Signore. Ci crediamo, fratello? Ma crediamo veramente che la preghiera è potente? Crediamo che quando noi invochiamo il Signore, molto può la supplica del giusto fatta con efficacia. Se abbiamo perso tante battaglie, non perdiamo la guerra. Fermiamoci, recuperiamo le forze e riprendiamo una strategia dettata dalla volontà di Dio. Alziamo muri di verità, incominciamo a prendere la parola del Signore e cominciamo a presentare al Signore, alleluia, il bisogno, la necessità, facendo nome e cognome. Signore, ti prego per mio figlio, mettilo tu, Signore, nella diritta via. Vedrai che Dio ti ascolterà, vedrai che Dio lo farà. Io credo che, come Neemia, anche in questo tempo Dio può fare cose straordinarie se noi ci umiliamo al cospetto di Dio, se noi ci mettiamo all'opera e prendiamo le giuste decisioni. Sapete, una delle decisioni che prese Neemia insieme ai re, a quelli che tornarono con lui, fu quella di non abbandonare la casa del Signore. Ma molti usano abbandonare la casa del Signore. Non è possibile, fratelli. Alleluia. Così questa sera questa parola ho nel cuore. Mi sento veramente molto amareggiato, perché vorrei vedere il nemico fuggire, perché vorrei vedere il nemico sconfitto. Mentre sotto gli occhi miei vedo tanti sconfitti. Rialzati. Sorge, risplendi, Cristo ti inonda di luce. Questa sera accetta la parola del Signore. Non accarezzare più il peccato, non accarezzare più quelle cose che dispiacciono al Signore. Mettiti in linea con la volontà di Dio, umiliati sotto la potente mano del Signore e Lui ti innalzerà al suo tempo. Alleluia, mettiamoci nelle mani del Signore. Riprendiamo il cammino, recuperiamo quello che c'è da recuperare. Il tempo che si perde poi diventa difficile recuperarlo. Vuoi vedere che la tua casa risplende? Vuoi vedere che la tua casa è una casa come vuole il Signore? La vuoi vedere questo? E allora questa sera ascolta la parola del Signore. Chi ode le mie parole e li mette in pratica sarà paragonato a quell'uomo che edifica la casa sulla roccia. Non significa che la casa edificata sulla roccia non viene colpita dai venti, dalle tempeste, dagli uragani, non verrà colpita, ma la casa fondata sulla roccia non cade. La casa fondata sull'arena crolla. Fratelli, sorelle, io vi amo nell'amore del Signore. E io voglio entrare nel regno dei cieli. E voglio che anche voi entrate nel regno dei cieli. Tanta ribellione dei genitori è caduta sui figli. E i figli si sono ribellati perché non hanno avuto buoni esempi dai genitori. Mi piange il cuore, fratelli. Tanti fratelli che ora non li vedo più in chiesa. E poi qualcuno mi porta notizie: sai, il figlio di quel fratello che veniva in chiesa, ah, non lo sai come l'ho visto. Orecchine, tatuaggi, non lo riconoscevo più. Dopo che l'hai visto qui in chiesa crescere, per la ribellione dei genitori che hanno cercato una via più larga, si sono ritrovati i figli in queste condizioni. Ogni tanto vedo qualche cosa, giovani,
tatuaggi nel collo. Dove questi insegnamenti? Perché tanto ormai, fratelli, anche nelle chiese evangeliche fanno venire i tanti che cantano, corecchini, collane, non usano più neanche la musica sacra, una musica rock, canzonette. E i giovani come devono crescere? Quale esempio possono avere? Io ringrazio Dio per gli esempi di serietà, di servi di Dio, che ho avuto il piacere di servire. La serietà, alleluia, la serietà, fratelli. E sapete perché vi dico questo? Perché io so che Dio è serio, è un Dio di ordine. Oggi i predicatori sembrano che sono sul palcoscenico, attori. Noi siamo qui per soffrire col messaggio, e per me questa sera è una sofferenza. Avrei voluto dirvi ben altre cose, ma questa sera siamo qui in ubbidienza alla volontà di Dio. Sii guardiano della tua casa, fratello, sorella, sii guardiana della tua casa. Osserva, unite le forze, osservate come stanno andando le cose. E se puoi farci qualche cosa, falla. E se vedi che la cosa è difficile, riprendi la strada della preghiera e invoca il Signore. Invocami nel giorno della tua distretta e io ti tirerò fuori. Poni fiducia e fede nel Signore. Alleluia. Non pensare a risolvere le cose terrene. Alleluia. Pensa a risolvere le cose eterne. Pensate prima al regno di Dio, la sua giustizia, poi tutte le altre cose il Dio ve li darà. Non pensate a sistemare i figli in un posto di lavoro, a trovare una moglie, qualsiasi marito, no. Pensate che questi figli rimangono nella casa del Signore. Dio non gli farà mancare niente e Dio provvederà. Alleluia. Sai, fratello, mi disse qualcosa. Mio figlio è sistemato, vero? Sì, ha fatto una domanda, è partito a Milano, è partito di qua, ha trovato subito posto. E il Signore? Purtroppo, fratello, è lontano ed è sistemato. Ed è sistemato. Ora lontano, si trova 4 soldi in tasca. Lontano dal Signore, che farà questo figlio? Anche i nostri giovani sono fuori, ma hanno timore di Dio, servono il Signore. Una cosa è partire con il Signore nella propria vita, una cosa è partire senza il Signore. Amen, fratelli. Ricordiamoci, fratelli, pensiamo a quelli di casa nostra e lottiamo in preghiera, in digiuni. E che Dio ascolti le nostre preghiere per rivedere i tanti ritornare, affinché Dio ricongiunga il cuore dei figli verso i genitori e il cuore dei genitori verso i figli. Che Dio ci possa benedire, fratelli, e che il nemico possa trovare terreno duro da questo giorno in poi. Io vorrei avere questa certezza di vedere in mezzo alla Chiesa i quanti si elevano e dicono: fratello, io voglio essere un Neemia, io voglio costruire, io voglio edificare, io voglio servire il Signore. E vedo poche mani, fratelli, perché c'è poca incredulità, poca credibilità nelle cose del Signore. È l'incredulità che prende più posto nel cuore. Ma coloro che hanno fede, al di là che alzano la mano, saranno quelli che vedranno la gloria di Dio, saranno quelli che vedranno la mano di Dio, saranno quelli che vedranno il Signore all'opera nella loro vita. Alleluia, perché Dio è fedele e non lascia e non abbandona. E quando lo invochiamo e lo cerchiamo con tutto il cuore, Lui si lascerà trovare. E Dio vi possa benedire, Dio sia lodato.
Mi piace che dite tutti amen. Amen, siamo d'accordo. Parlare è duro, però ci fa bene. Però è molto probabilmente che per molti non cambierà niente. Per molti non cambierà niente. Perché ormai si va avanti per la propria visione. Immaginerei martedì di vedervi così, ma non ci penso nemmeno. Non ci penso nemmeno. Perché ognuno di voi ha la propria visione. O qualche funerale così, scordiamoci. Perché ognuno cammina secondo la propria visione. Per le cose che piacciono, per le cose che non piacciono. E si va avanti così. Però la parola non vi manca. L'insegnamento non ci manca. La riprensione viene forte, dura. Ci fa male. Ci fa piangere, però il Signore si serve per la vocazione, per quello che uno ha dentro. Quando uno sente, fa. Se uno non sente, non agisce, non opera, e continuiamo, e si continua così. C'è chi è più interessato a una cosa, chi è più interessato ad un'altra. Non faccio pubblicità per lo studio biblico, perché ringrazio il Signore per quelli che partecipano. Ma moltissimi di voi non li ho mai visti allo studio biblico. E mi verrebbe di dire, perché già siete conoscitori della parola del Signore, non avete bisogno. Ma io dico, il Signore vi benedica. Il Signore vi benedica. Comunque vi benedica. Noi non vogliamo avere la Chiesa piena, perché abbiamo ascoltato. La Chiesa piena e basta. La Chiesa piena, ma piena di volonterosi, di persone che vogliono servire il Signore, che hanno, che sentono dentro il loro cuore il piacere di stare insieme e di servire Dio. Giusto, questa città ha bisogno della Chiesa. La Chiesa chi è? Ma siete voi la Chiesa. Cosa possiamo fare noi? Possiamo fare molto per le nostre case, per questa città e per... Servite il Signore, perché non ci resta niente altro che servire il Signore. E un giorno possiamo ricevere le belle parole di accoglienza. Venite benedetti dal Padre mio. Per voi è stato preparato tutto questo. Per voi chi? Mi verrebbe da dire tantissime cose, ma è meglio se chiudo perché già è tardi, fratelli. Serviamo Dio con tutto il cuore, mettiamoci il cuore nel servizio e siamo più presenti, più partecipi, come abbiamo ascoltato, costruiamo insieme, perché ci sono tante mura diroccate, tante breccia e tante cose da mettere a posto. Il Signore prima illumini noi, perché noi abbiamo una grande responsabilità, perché la colpa non è mai vostra, la colpa è nostra. La colpa prima parte da noi. Non abbiamo alcun problema a dirvi la verità. Ma voi fate anche la vostra parte. Se ci state vicini, se siamo insieme, se collaboriamo, vedremo la gloria di Dio. E vedremo anche quei grandi miracoli che forse ci siamo dimenticati di da un po' di tempo di vedere, perché Dio non è cambiato. Però noi abbiamo bisogno di rivedere la nostra vita. Amen, fratelli. Ora andiamo in ginocchio e ringraziamo il Signore.
volta ci ha dato questa opportunità di essere qui dinanzi al tuo cospetto. Ti ringraziamo Dio per la tua presenza, ti ringraziamo per la guida dello Spirito Santo, ti ringraziamo per i cantici e per quelle testimonianze che sono state fatte alla lode e la gloria del tuo santo nome. Ti ringraziamo Dio perché tu ci hai chiamato ad essere qui in questa sera, sapendo Dio che tu avevi qualcosa da dire a ciascuno di noi. Noi ti ringraziamo per il tuo parlare, tu ci hai richiamato a tutti quanti, ci ha detto Signore che noi camminiamo per le nostre vie e ragioniamo per i nostri pensieri e non guardiamo Signore per quello che dobbiamo costruire. Ti preghiamo Padre, fa che tu possa aprire i nostri occhi di poter vedere quello che noi facciamo, dove andiamo, quello che pensiamo e il nostro cuore dov'è. Il nostro cuore deve essere verso di te rivolto, non a quello che ci circonda, a questo mondo che ci porta lontano dalla tua presenza. Ma oh Dio, ti preghiamo, richiamoci oh Signore affinché possiamo venire a un sano ragionamento, a sana mente, a poter ritornare in quella via santa che qualche volta forse noi ci allontaniamo. Dio d'amore, se questo avviene nella nostra vita, ti chiediamo perdono Padre, ma ti chiediamo Signore che tu sei il Dio, il creatore del cielo e della terra e nelle tue mani puoi fare ogni cosa. Ti preghiamo che tu ci possa rimpastare e metti su quella ruota affinché tu ci possa rimodellare, togliendo tutte quelle cose che ancora sono legate alla nostra vita, perché tu hai mandato Cristo a Gesù per liberarci affinché noi non ricadiamo in quelle cose che noi eravamo legate in questo mondo. E noi ti ringraziamo Dio, Padre nostro, noi sappiamo e leggiamo che tu hai fatto opere potenti. Ma oh Padre, noi non vogliamo vivere soltanto dei ricordi, ma vogliamo che tu ti manifesti nella nostra vita. Vogliamo gustare, oh Dio, la tua potenza, vogliamo gustare la tua gloria, oh Signore, manifestarsi nella tua Chiesa. Ti ringraziamo, Padre, per come tu hai parlato ai nostri cuori, sapendo, oh Signore, che la tua parola ci dà forza, ci dà vita, ci dà luce, oh Signore. Grazie, oh Padre, continua a benedirci, continua a benedire i tuoi servi. Continua a parlare a tutti noi perché abbiamo bisogno di essere chiamati, abbiamo bisogno di essere rimproverati, soltanto così lo possiamo capire se siamo nella tua verità, se camminiamo con te. E ti ringraziamo Padre Celeste e ti benediciamo e tutto quello che diamo nel santo nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Gloria a Gesù, alleluia. Sia il tuo spirito a venire in soccorso ad ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Dio sia lodato. Raccolta? 284 dalla raccolta. Boy.
Signore, infondi per il tuo spirito dentro i nostri cuori. Ringraziare e benedire per questa serata. Rimani con noi, Signore, mentre chiudiamo questo culto nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.